Negli ultimi 365 giorni le big tech, le grandi società dell'informazione, hanno lasciato a casa circa 120.000 persone. In una serie di, progressivamente una serie di layoff, come li chiamano gli americani, di licenziamenti, l'ultimo dei quali di cui si è avuta notizia è Google. Ma perché? Certo, ormai sembra acclarato che la crisi delle new tech, la crisi delle web company sia vicina, sia arrivata, ci siamo all'interno. E sembra una risposta semplice, ma come spesso succede, ogni domanda complessa ha una risposta semplice, ma è sbagliata. Ne parliamo oggi, approfondiamo un secondo per poter capire un po' meglio qual è il quadro internazionale di queste grandi società dell'informazione. Io sono Matteo Flora, sono un imprenditore seriale, insegno in università e qui su Ciao Internet vi racconto come la rete ci cambia. Ciao Internet, partiamo dall'inizio. Le grandi società delle informazioni hanno fatto licenziamenti. Quanti licenziamenti? Tanti. Si stimano che dall'inizio del 2022 siano stati oltre 120.000. Un numero abbastanza impressionante, a dire la verità. E di questi 120.000, quanti sono dovuti a cause reali? Quello è il punto. Partiamo dagli assunti di base. Stiamo parlando di società quotate. Società quotate significa che vengono valutate principalmente dal mercato. Buona parte del loro valore non è basato a fondamentali enormi, ma è basato principalmente sulle aspettative del mercato. Un mercato che, se non siete esperti, vi direte, vabbè, ma guarda quanto fatturano, quanto utile hanno. Sì e no. In realtà il mercato misura un'altra variabile principalmente, che è la crescita, cioè quanto rispetto alla semestrale precedente, rispetto ai risultati precedenti, la società è cresciuta e quindi quanto ci si aspetta che questa società cresca. Una delle cose peggiori che può succedere è non arrivare ai traguardi di ricavo. Se ci pensate, che ho trovato spessissimo nelle notizie, gli investitori contro a società X, contro a Fiat, perché non ha raggiunto gli obiettivi. Quegli obiettivi sono obiettivi che nella massima parte, salvo rarissimi casi, dei casi sono obiettivi di crescita. Gli obiettivi di crescita non significa che il fatturato vada male, io posso fatturare esattamente come l'anno scorso, posso avere gli utili dell'anno scorso, semplicemente non sono cresciuto o non sono cresciuto abbastanza. Ecco, la crescita è qualcosa che sappiamo in quest'ultimo periodo e probabilmente per i prossimi vicini di periodi non succederà. Non succederà per una varietà di motivazioni, non succederà perché, ad esempio, la contrazione dei consumi è evidente, l'inflazione sale, consumi di meno. Tra le cose che togli nei consumi c'è principalmente una delle cose che loro vendono di più, la pubblicità. La gente investe meno in pubblicità. Anche lì ci sarebbe un discorso enorme sul perché in periodo di crisi bisognerebbe investire di più nella pubblicità e non di meno, perché ovviamente dovresti recuperare tutte quelle... Vabbè, non importa. Comunque, rimaniamo ai fatti. La gente investe di meno in pubblicità, quindi probabilmente la crescita periodo su periodo sarà inferiore. Crescita periodo su periodo inferiore con i costi che però rimangono uguali. Perché? Perché i costi sono una parte fissa, non sono fatti in moltiplicatore con i ricavi. E quindi l'idea di base è che se non arrivo a quei livelli prospettati di crescita, attenzione, di crescita, non mi si contraggono i consumi, non guadagno di meno, non ottengo un risultato inferiore, crescita, beh allora devo contenere la crescita. Come lo faccio? Contenendo le spese. Scusatemi, devo contenere le spese per lasciare questo delta. Contengo le spese. Come contengo le spese? Una delle cose più costose ovviamente sono le persone. E lì
taglio alle persone. Il taglio alle persone è un taglio molto visibile sulle voci di bilancio, che impatta in maniera significativa insieme a tutta una serie di altre cose che già però non hanno fatto così tanta notizia, già le società hanno fatto, hanno tagliato i voli, hanno tagliato le sedi esterne, hanno tagliato i costi esterni per mille cose che vanno dal catering alle cose che regalavano ai dipendenti, hanno diminuito i viaggi, tutte queste cose. Contenimento dei costi per fare in modo che la crescita sia magari un po' più bassa di quello che ci aspettavamo, ma nel contempo anche le spese siano calate a uso e consumo di chi? Degli investitori e degli analisti di mercato. Perché? Perché se gli analisti di mercato e gli investitori vedono che quella società non cresce, quello che succede è che l'outlook è negativo, non investono o il titolo scende. E quello è il vero disastro. E questo è di base il quadro. È tutto qui? No. C'è anche un altro discorso, c'è il discorso della lotta e all'accaparramento delle professioni delle nuove tecnologie che c'è stata. Vi ricordate gli stipendi che volano alle stelle, le persone che combattono una con l'altra, Amazon che raddoppia da 160.000 a 360.000 dollari il massimo di stipendio che puoi dare alle persone, eccetera eccetera, una lotta ad accaparrarsi le persone in un mercato dove le persone non si trovavano. Perché accaparrarsi le persone? Perché servivano realmente? Probabilmente no. C'è stata una parte di quello che viene detto overhire, cioè sovraassunzioni, dato da che cosa? Dato dall'euforia che pandemia e post pandemia avevano dato. E voi dite, come la pandemia ha dato dell'euforia? Sì. La pandemia ha dato euforia alle società delle informazioni perché quasi tutte sono salite verticalmente, come ricavi, come numero di utenti, come spesa media. Perché? Ancora una volta, perché chiusi in casa, una delle poche cose che si potevano agilmente fare era usare la rete, comprare online, e quindi la condizione dei lockdown, della paura poi di uscire, della partenza un po' più lenta degli eventi fisici, delle ripartenze, eccetera, eccetera, ha fatto in modo che ci fosse una droga, che i risultati fossero drogati da questa condizione e una crescita ancora più alta. In questa crescita alta ho assunto considerando il continuo della crescita, considerando che sarei continuato a crescere, cosa che poi non è successa. E lì mi trovo quindi con molte più assunzioni. Se andate a vedere i grafici annuali e le medie di assunzioni, mi trovo dei gradini con un botto di assunzioni in più di quelle che erano necessarie per far funzionare l'azienda, basate sull'idea di un futuro stellare, basate su un buon giudizio del futuro, basato su un giudizio ottimistico del futuro. E quindi ancora una volta è la visione, quello che io ho. Se sono ottimista verso il futuro, assumo per vedere cosa succederà, investo per vedere cosa succederà, il metaverso, ok? Investo, assumo e vado avanti. Forse la cosa che è cambiata è proprio quello, l'outlook, si dice in inglese, la mia visione del futuro. Sono passato da una visione prevalentemente ottimistica, che era la normale visione di tutte le aziende del settore tech, a una versione che non vorrei dire pessimista, ok? Ma magari dubitativa, dubitosa rispetto al futuro. Dubito, o ho qualche dubbio sul fatto che sia così di crescita. E questa conseguenza, la conseguenza di questo gioco psicologico di non vedo il futuro roseo, ma lo vedo incerto, fa in modo che ovviamente, per evitare di dilapidare le casse di società che lavorano tanto sul circolante, tanto sul mese per mese, nonostante tutto, nonostante le riserve dietro, se sono incerto verso il futuro, se penso che ci sia un futuro incerto, mi preparo come? Abbassando i costi. Abbassando i costi, abbassando gli investimenti, ancora una volta taglio le persone. E anche qui potrebbe essere tutto chiaro, se non che ancora una volta probabilmente manca un pezzettino. Sabato ho fatto un intervento su TGCOM24, come sempre mi chiamano qualche ora prima, mi dicono vorremmo parlare di quello, e come sempre succede studio,
prendo quello che so, quello che ho letto e vado a vedere se mi sono dimenticato qualcosa. In mezzo a tutto questo mi sono imbattuto in un bellissimo articolo studio, bellissimo, su Stanford Press, in realtà su Stanford News, di un professore di Stanford. Vi lascio nel QR sopra, trovate il link. Lui è il professore, innanzitutto è Stanford Graduate School of Business, quindi la facoltà di business di Stanford. Lui si chiama Jeffrey Pfeffer e è un ricercatore, è un professore, un ordinario, un tenure, ha una tenure lì, e si occupa principalmente del comportamento delle grandi società. Mi ha fatto abbastanza impressione il fatto che, a domanda esplicita, ma pensate che i grandi licenziamenti sono qualche indicazione del fatto che c'è una bolla che sta per esplodere o che le aziende si preparano per le recessioni? E la sua risposta è particolare, perché dice: ci potrebbe essere una recessione del settore tech? Beh, sì, possibile. Ci potrebbe essere una bolla in cui sono state valutate molto di più di quanto valgono? Assolutamente sì. Meta probabilmente ha sopra, perché in quel periodo si parlava di Meta che lasciava casa, ha sovraassunto? Sì, è probabile. Ma è questo il motivo per cui stanno lasciando a casa le persone? No, probabilmente no. Tutte queste aziende stanno ancora facendo soldi. Tutte queste aziende possono benissimo andare avanti. Stanno facendo questo comportamento perché imitano le altre aziende. Già, perché ancora una volta io ho un board, ho degli investitori grandi a cui parlare, e quando gli investitori vedono che io ho ancora le stesse persone, quando io ho ancora gli stessi costi e proietto una crescita un po' più bassa, si guardano in giro e ti chiedono perché non hai licenziato, visto che è una delle prime e più veloci cose da fare. E lì hai voglia a dire perché non è giusto, perché penso che penso che torneremo a quei livelli, perché me lo posso permettere, perché se abbiamo più persone siamo più competitivi rispetto ai competitor. No, quasi tutti. Tutte le decisioni si basano su un aspetto imitativo. E lo dice bene il professore, perché dice che i licenziamenti nelle industrie tech sono principalmente un evento di contagio sociale, social contagion, dove le aziende imitano quello che stanno facendo le altre. Se guardi alle ragioni perché le aziende stanno licenziando, la ragione principale è perché lo stanno facendo tutti gli altri. I licenziamenti sono il risultato di un comportamento imitativo e non particolarmente basati su delle evidenze. E ritengo che sia assolutamente reale. Con un pezzettino in più ancora, lasciatemi chiudere con la denuncia sociale, bla bla bla, perché lo possono fare, perché soprattutto negli Stati Uniti c'è poca spinta, ci sono poche ripercussioni quando lasci a casa le persone, quando giochi a soffietto con la vita delle persone che assumi e che licenzi, a soffietto dicendo ne ho bisogno, perfetto, le prendo. Non ne ho bisogno più in questo preciso momento, perfetto, le lascio a casa. E questa bolla, senza magari spesso paracaduti sociali, questa cosa, premesso, può sempre succedere che davvero ci siano delle crisi aziendali e davvero ho bisogno di lasciare a casa persone perché se no chiudo, perché se no non ho le risorse. Succede spessissimo, ma non è questo il caso. Qui semplicemente non pagano in questo comportamento, ma scontano il fatto di non farlo. Provo a rimetterla ancora più semplice. Le conseguenze di lasciare a casa persone sono inferiori alle conseguenze economiche dirette del fatto di non lasciarle a casa e prendere la botta degli investitori. Se gli investitori smettessero di investire, facessero crollare il titolo se tu lasci a casa persone, le aziende non lo farebbero. Ma siccome non lo fanno, ma fanno esattamente l'opposto, fanno crollare il titolo se tu non licenzi le persone come gli altri, questo è l'atteggiamento che buona parte delle aziende tiene. Perché quindi licenziano? Uno, perché è cambiata forse un po' la credenza. Prima si credeva nella crescita, adesso non ci si crede più così forte, e la credenza cambia in maniera significativa come io mi comporto. Due,
perché non ci sono vincoli a contrastare, atti a contrastare un comportamento di questo tipo. Tre forse, perché facendolo, avendolo già fatto gli altri, non fa più notizie. È l'unico momento in cui io posso farlo. Nella storia ultima degli anni, se un'azienda da sola uscisse dicendo licenzo 10.000 persone, botta reputazionale mostruosa. Qui è stata forse la prima, è successo forse per la prima, ma da lì a ruota, arrivi alla seconda, alla terza, quello che la tua testa dice non è attaccarli come il primo, è dire, ma d'altronde se lo fanno tutti, devono farlo anche loro. Cosa che vi ho spiegato oggi forse non è così sempre vera. Tutto qui. Io ho finito per oggi. Raccontatemi qui sotto se avevate pensato una cosa diversa, se vi ho dato qualche spunto in più o se me ne sono dimenticato qualcuno. Nel frattempo scrivetemelo qui sotto. Vi ricordo che è il momento giusto per iscrivervi se non vi siete ancora iscritti e per fare like o per condividere il video. Aiuta tanto a crescere il canale. C'è anche la community di Telegram in cui tante persone raccontano cose intelligenti nonostante me, e se volete lì trovate la newsletter. E come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato, buon inizio di settimana ed estate parati.